Vi piace Dante? Un inferno assai affollato, quello che descrive. Oppositori politici, gente che gli aveva fatto torto. La sua penna taglia quanto una lama. Sì. Un modo sottile di ottenere vendetta. Ezio, intendo recarmi ad Adrianopoli fra qualche settimana per visitare una nuova stamperia. Sarà divertente. Sta a 5 o 6 giorni di cavallo da qui e mi servirà una scorta. Prego. Ah, scusate, siete un uomo impegnato. Sofia, mi piacerebbe molto accompagnarvi, ma non ho molto tempo a disposizione. Questo vale per tutti noi. Bene, posso tentare di risolvere l'ultimo codice, ma entro sera ho una commissione da fare. Aspettereste un giorno? Che cosa vi serve? È stupido, ma un mazzo di fiori freschi. Tulipani bianchi, per la precisione. Vi porterò i fiori. Nessun problema. Siete certo? Sarà una piacevole distrazione. Bene. Troviamoci nei giardini a est di Santa Sofia e faremo lo scambio. Fiori per informazioni. Sembrate un uomo con denaro da spendere. Che cosa vi serve, amico? Tulipani, bianchi, se ne avete. Ah, tulipani. Perdonatemi, ma li ho finiti. Qualcos'altro, magari? Non ho bisogno d'altro, purtroppo. Va bene, sentite. Forse so dove trovare dei tulipani freschi. Aspettate qui il mio ritorno. Un'ora, due al massimo. Non intendo aspettare un'ora. Genitori no.
Perché i tuoi genitori non prendono neanche in considerazione il nostro fidanzamento? Sarei un ottimo marito per tua sorella. Mi ha ricordato quella ragazzina di borsa che abbiamo... Aiutatemi! Salve! Prego! Qualche soldino per mangiare! Ricordate, solo col vostro aiuto questa minaccia potrà essere davvero debellata. Il sultano Bayezid desidera che il suo popolo mantenga la calma e il buon umore e continui a sostenerlo. Battervi col vostro petto villoso è la cosa più intelligente che sapete fare. Le difficoltà interne al Toscanino turberanno la serenità dell'impero. Pazzo! Però, sembrerebbe che nel distretto del personale sia scoppiata... Che sta facendo? Ma cosa? Ma che ti ha preso? Ibn Rushd stesso non avrebbe saputo curarvi meglio. E del resto... Ah, ottimo. Insomma, devo chiamare le guardie. E questo cos'è? Un dono. Sedete. Che belli, grazie. Volevo ringraziarvi per il piccolo ruolo che mi avete concesso nella vostra avventura. Un piccolo ruolo basta e avanza, credetemi. Siete un mistero, Ezio Auditore. Mi dispiace. Non è mia intenzione. No, va bene. È affascinante. Sembra squisita. Oh, grazie. Che mi dite del codice finale? Ah, il codice, sì. L'ho risolto diverse ore fa. Lo avrete molto presto.